Sono Ilaria e sono una fisioterapista. In questo video faremo degli esercizi di stretching. Cominciamo dalla nostra mano magica. Con l'altra mano mi aiuto a muovere un dito alla volta. Prima avanti e indietro, comincio dal pollice. Vado pian pianino, muovo bene il pollice avanti e indietro. Indice, medio, anulare. Ricomincio partendo dal pollice facendo dei movimenti circolari. Indice, medio, anulare e minimo. Passiamo al polso. Lo muovo su e giù. Sempre aiutandomi con l'altra mano, faccio dei piccoli cerchi. Bene, ora che la nostra mano si è un po' riscaldata, passo all'allungamento delle dita, quindi con l'altra mano cerco di allungare quello che riesco, in questo modo stendendo anche il gomito. E tengo un po' la posizione. Più tempo riesco a starci e meglio è. Passo poi alla spalla, prendo con l'altra mano il gomito e lo tiro bene verso il petto. Lo porto adesso verso l'alto, piegando il gomito dietro la schiena. Bene, passiamo adesso alle gambe. Dalla posizione in piedi, gambe distese, vado giù con le braccia a toccarmi i piedi. Dopo qualche secondo, piego un ginocchio e piego l'altro, occhio a non cadere. Di nuovo. Ginocchia distese, vado con tutte e due le mani a destra e sinistra. Torno su piano piano, allargo le gambe, vado giù verso il centro, fin dove riesco. Piano piano vado a destra, e a sinistra. Torno al centro e mi vado a sedere a terra. Allungo bene le gambe avanti. Cerco di andare a toccarmi i piedi e sto un po'. Piego una gamba e vado verso l'altro piede. Cambio gamba, piego l'altra e vado sempre giù. Allargo le gambe, mi allungo bene al centro, vado a destra, vado a toccarmi il piede, a tirare bene sulla pianta,
frattempo allungo un po' l'altro braccio verso l'alto. Cambio, vado verso l'altro piede e sull'altro braccio. Unisco le piante dei piedi, mi prendo le caviglie, raddrizzo bene la schiena e spingo le ginocchia verso il basso. Ci sdraiamo giù e porto un ginocchio verso il petto. Allungo bene l'altro piede. E l'altra gamba spinge verso il pavimento e cambio. Di nuovo piego l'altra gamba e questa volta la stendo verso il soffitto. Tengo bene il piede su. E resisto un po' di secondi. Anche con l'altra. Come potete vedere, anche io ho bisogno di un po' di stretching, che non sono proprio tanto snodata. E giù. Adesso, questo è un po' più difficile. Da questa posizione in ginocchio vado da un lato, in questa posizione qua, cerco di andare con i gomiti a terra, in modo tale da allungare la coscia davanti. Cambio, quindi unisco le gambe, vado da un lato e porto le gambe in questa posizione. Se troppo complicato, si può fare anche da in piedi. In piedi porto un piede dietro, lo vado a prendere con tutte e due le mani. Se ho difficoltà a tenere l'equilibrio, mi posiziono di fianco una sedia o un appoggio. Cambio l'altro. L'ultimo, mi metto davanti al muro, porto una gamba all'indietro, una avanti, la gamba che è dietro deve cercare di rimanere a terra con il tallone ben appoggiato al pavimento. Anche qui resisto un po' di secondi e cambio gamba. A posto, la nostra seduta di stretching è finita. Alla prossima!